tutte le scuole non hanno più le carte, perché il decreto ministeriale del 14 gennaio del 2008 dice questo, che nel momento in cui ci sono eventi eccezionali, come sismi, incendi oppure esplosioni, oppure si sono viste che durante le progettazioni per i vari movimenti che ci sono sempre nelle varie progettazioni scolastiche ci sono degli errori confutati, si devono fare di nuovo queste famose prove statiche e dinamiche. Noi le facciamo? Questo non viene fatto e quindi giustamente non ce l'ha. A settembre ogni anno il sindaco di ruolo mi firma una liberatoria dove dice che l'anno scolastico può andare avanti. Poi non parliamo assolutamente che non c'è la palestra al Manzoni, abbiamo una palestra anche ipersfruttata nel plesso di Perrone, che diciamo comunque un piccolo gioiellino, per l'amor di Dio, perché è piccola, c'è una palestra, c'è un po' un bell'androne, però comunque deve essere rimodernato. Le scuole del complesso Ibsen sono proprio collocate in modo che ci sono sotto questo, questo muraglione immenso, e sopra ci sono delle abitazioni private, ma non c'è nessun muro di contenimento. Quindi cosa aspettiamo, che crolli tutto? Perché avere un'altra Anna De Felice e poi piangere cosa? Piangere il morto, a pro di che? È inutile, una volta pianto. Poi possiamo parlare della mensa, ora ci dovremmo occupare, in questo momento so che si stanno occupando, o voglio credere che si stanno occupando della mensa scolastica, perché così per il 20 ottobre quest'anno potremmo partire con la mensa scolastica. Ma come dovremmo partire con questa mensa scolastica? Sempre con 80 euro pagati prettamente da noi genitori, di cui non abbiamo le forchette, non abbiamo i bicchieri, non abbiamo le tovagliette, l'acqua la dobbiamo portare noi, i tovaglioli li dobbiamo portare noi, i rotoloni, la carta igienica. E questo malato dell'asilo, perché alle scuole medie non si è fatto il tempo prolungato, perché non si è fatta la mensa, perché abbiamo provveduto noi genitori col panino, con la pizza, con un'insalata, perché comunque mancavano gli ultimi 2 mesi, perché la mensa è stata fatta da febbraio in poi. Per quanto riguarda il trasporto dei nostri figli a scuola per il pulmino scolastico, che abbiamo già lavorato negli anni precedenti, purtroppo devo mettere, e questa è una nostra pecca, abbiamo lavorato non molto bene per il comune di Casamicciola, sempre perché abbiamo avuto a volte l'amministrazione favorevole, a volte l'amministrazione sfavorevole, ma molto spesso il problema è stato che non ci abbiamo concordato.